aspetta. Ma sono io. Ha pigliato me per incidere. Le lasagne volano. Vuoi diventare un fornetto? Arrivo, via. Nulla. Coccane, lo sapevo. Rischiosissima. Guarda. Oh. Ok, quindi lei è l'assistente che deve entrare con i panni sporchi dentro uno di quelli. Come fai a nascondere? Sotto devi stare tanto fermo, direi. Sì. Okay. Mentre c'hai le mutande tutte sporche di Gilladin. Il buddismo è forte. Il budino è forte. Il budino è forte in te, casomai. Il buddismo. Ok, dai, iniziamo. Salve a tutti, sono Drone Gamer e benvenuti su A Way Out. Che sì, lo so, lo avete visto che c'è. Mi sposto il mouse, scusi, grazie. Ecco qua via il topo. E benvenuti su A Way Out. Lo so, l'avete visto da 100 milioni mila di youtuber, ma è più o meno un mese e mezzo che mi avrete chiesto in qualche migliaio di persone. E quindi, visto che era in sconto sulla PS4, perché io sono povero, visto che era in sconto per un po' di giorni, ho deciso di comprarlo, perché la Electronic Arts non mi risponde alle email, non è che mi invia una chiave, una copia. Grazie Electronic Arts, vi odio anch'io. Perché chi sei tu, scusa? Io sono youtuber figo e famosa, sono il cugino di Fabio DJ, porco cane. Alla lontana, tanto lontana, perché lui abita in un'altra città. Allora, se non l'avete visto, questa è la storia di due detenuti. Uno sarà controllato da me, uno sarà controllato dall'assistente. Io sarò quello più bello, ovviamente, di due. E dovremo ovviamente tentare di fuggire di prigione. È un gioco basato molto sulla trama, sulla cooperazione. Vedrete praticamente entrambe le schermate nello stesso momento. Noi agiremo su ambienti a volte spesso separati. Buono, siete pronti a fuggire di prigione? No, no, non sono Michael Scofield. Tranquilli. Poi ne ho fatto anche Prison Break, bella stagione. Andiamo avanti. Gioco in locale. Togliti la maglia, fammi vedere il tatuaggio. Che tatuaggio? Non è un tatuaggio. E Benson. What's your plan after this? I don't know. Figa. I haven't really thought about it. Figa. You haven't thought about it? That must be a first for you. Quedi è un personaggio per me che uso tanto il cervello. Between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Io sono Lincoln. Praticamente. I might not be smart in your book, but I do get shit done. Oh, dobbiamo scegliere il personaggio. Allora, io faccio Vincent Moretti, età 43. Crimine, frode, appropriazione indebita, omicidio. Deve scontare 14 anni. Razionale, disciplinato, riservato. Dopo essersi laureato in economia e aver sposato la sua fidanzata del liceo, Vincent ha trovato un impiego in banca. Minchia, per spettacolo. La promessa di soldi facili ha finito per rovinargli la vita quando ha deciso di farsi coinvolgere dal mondo del crimine organizzato. Lei, assistente? Invece è Leo Garoso, 36 anni, era bene, aggrazione, porto aggravato, scontato 6 mesi su 8 anni. Ah beh, anche lei comunque c'è da divertirsi. Sicuro, irascibile, ironico e con la faccia da birla. Questo era sottinteso, Ci prendo a pugni adesso. Ok, Leo è cresciuto in orfanotrofio ed è entrato nel mondo del crimine in giovane età. Quando cercò di rubare un famoso diamante, andò tutto in malora. Beh minchia, il furti di alta qualità, lei assistente, complimentoni. Ora deve uscire di prigione e rimettere le cose a posto per suo figlio, sua moglie e per se stesso. Assistente, sposate, c'ho figli. Complimenti. Ok, io vi confermo la mia storia, lei? Perfetto. Sono sempre più giovane di te. Sì, di parecchio anche. Però io sembro Lincoln. Ma sì, io sono Scofield, ho tutti i tatuaggi della prigione addosso. Appena mi denudo, abuseranno di me, chiaramente. Sì, probabilmente. Occhio alle saponette, assistente, regola numero uno, Camionette di un tempo, guarda che bello. No, sono così proprio i furgoni delle prigioni. Praticamente i furgoni... Area 51, sì. No, non penso che ci portino da queste parti. Peraltro era proibito camminare vicino all'area della prigione. Sono tipo autobus della scuola, uguali, solo che c'è scritto prigione. Cioè li fanno neri per la prigione e gialli per la scuola. Chiediti perché. Il problema è quando li inverti, ti ritrovi con una scolaresca in prigione e i carcerati dietro ai banchi. Non so chi dei due vada peggio, Cioè, notare che carcere è serio. In Italia abbiamo di quegli schifi incredibili. Qui ci sono i carceri iper seri. Peraltro, cioè, dopo una frode dovresti andare in un carcere di colletti bianchi, voglio dire, Guarda, la prigione di massima sicurezza. Neanche... Non sono i sottotitoli. Cosa hai detto? Ha detto. Ma chi è morto? No, metti i sottotitoli. Ho messo i sottotitoli. Mi metti i sottotitoli. Se sono ignorante. Guarda con che faccia seria. Guarda la mia camicia con i fiorellini. Tu ti vuoi del male in prigione. Mi abuseranno tantissimo di me. Proprio già nell'autobus 3 me l'hanno già piantato, Ma lasciamo stare. Pensa che era solo uno. Prigione serissima. Un alberello, un po' di erbetta. Quanto è grossa? No, mi fa dai, un po' di erbetta, povera gente. Le canne le ho lasciate di là, assistente. E ora dovremmo trovare l'assistente, credo sia questa. Anzi, questo, adesso c'ho dubbi sulla sessualità dell'assistente. Guarda quanto sono figo, tata. Vedo suo culo. Quindi io sono a sinistra e lei a destra. Perfetto, come nella vita vera. Posso correre! Complimentoni, no, quanta gioia. Non corro, perché non corro?
Corri con L. Credo che tu debba avere premuto L. No, non corre. Non è che il mio corre, mio Valento. Non vuoi correre? Assistente. Ah, lei è la sua assistente. Dove, salve. Dove, dove. Mi venga a vedere che entro. Faccio la mia entrata trionfale denudandomi. Dove? Parapà. Sono l'ultimo, sono l'ultimo che guardi adesso. Sto arrivando. Ciao, amici. No, sono da. Guardi che ciao, sono da. Mi inquadra che faccio la mia entrata. Eccomi qua. Parapà. Ciao amico, ciao. Ci immagino che l'entrata in un carcere sia il momento peggiore. Ciao, girati prima... verso di me, stronzo. Ok, dove ciao, ti mami. Vedo la stucchia qua, faccio da chiurlo. La inquadro anche meglio, si guarda sente. Che bello che sono, guarda che figo. Sì, che sì, sono. Sì, complimenti. C'è la camicia, la maglietta mezza fuori. Ma cosa? Ma oh, porco cane, ok, vediamo di entrare. Mio Dio, una vita che avevano fatto un gioco tipo Prison Break. Che c'era il videogioco, l'ho fatto una marea di anni fa. Posso parlare? Ah, sto correndo. Posso parlare con la gente io? Sì, forte. Ah, possiamo anche decidere i discorsi. Ok, allora, guardi, assistente, col sinistro può decidere, poi preme quadrato. Io sto vedendo gente che si picchia. Ah, ok. No, no, signorino, si calmi. Tutti si picchiano. È bello come le storie sono separate. Io guardo gente che viene picchiata. Io ho già fatto incazzare qualcuno. Ho tentato di consolarlo, ma mi si è incazzato tantissimo. Ok, questo gioco deve avere una forte componente cooperativa. Con te non ci parlo per principio. No, scusa, c'hai i baffi da pedofilo, vedete, con te ci parlo. Oh my god, man. Io ho visto un mafioso. Ok. Ci parlo col mafioso. Andrà tutto bene, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Gli porto sfiga fin dall'inizio. Io guardo. No, no, ci stanno per fottere. Ma guarda che fanno schifo quelli che entrano nuovi. Sì, 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 decidono. Dovete aspettare adesso. Stanno, si stanno decidendo chi avrà il buco di chi. Buongiorno, gente, salve. Unica rottura di scatola è che i nostri discorsi si mettono uno sopra l'altro a volte. Ok, che faccio? Entro qua, buongiorno. Salve, sono nuovo del carcere. È un manicomio questo. Facci l'abitudine, aspetti, amico aspetti. Mio Io intanto firmo per entrare, eh. Firma, firma. The Long Gamer. Guardi che questo autografo vale 1000 euro, eh. Che buio di carcere è? Io sono molto cattivo. Ah sì? Io ho detto che devi abituarsi. Ah, perfetto, proprio un supporto incredibile, anche lei assistente. Devi abituarti, amico mio. Dov'è lei? Non la vedo. Arrivo. Vieni aspetta. Aspetta, vai sopra? Ciao amico! Aspetta, dove sei? Ah, eccoti. Ciao là. Amico! Ti vedo, eh! Non far finta di nulla. Cos'è qua dentro? Si può fregare le cose? Ehi, c'è un chewing gum qua dentro! Che bello! Io dove vado? Io procedo. Siamo nel blocco B. Non posso entrare di qua. Posso parlare così? Oh, che bello, mi devo spogliare, assistente, mi guardi mentre mi denudo. Oh, è caduta una sapone. No, che fa? Hanno centrato la scena. Ma no. Eh beh, sicuro, guardi che non sono un bello. Allora io parlo con lui. Vado avanti. Sulle braccia, signori? Mi palpeggiano. Anche a me, ma non in senso buono. Sei pulito. Guardi che bel culo, assistente. Compl- assistente. Ma che fa? Guarda il culo. Che bella ghiacciata come piace a me, sta fuori, era caldino in effetti. Ma non cos'è il carcere del 1950? Sì, appunto. Signore, la potrebbe smettere, grazie, scusi, eh. Tranquillo, io ti aspetto. Mi è venuta la polmonite. Ok, mi inquadrano il coso, il batacchio. Ma no, devo censurare nel video adesso. Io ti sto aspettando. Ok, sto gioco mi ha preso mai. No, preso non in quel senso, perché siamo in carcere. Mi fate almeno vestire, devo entrare in carcere col batacchio. No, no, ma no, ma dai. My name is Williams. And this is my prison. Ah, guardi, gliela lascio, se mi lascia andare. Yeah. When are we allowed visitors in here? Aia, si è già fatto nemico il direttore. Ma no, ma come? Ma mi ha fatto una domanda lecita. Ma povero. Posso non... Good. Welcome to your new home. Grazie. We're done here. You're in a man, move out. We don't have all day. Ok, è uno di quei carceri. Che peraltro... Ok, vengo a prenderti, nudito. No, io qua vado a prenderlo di sto passo. Guarda che bello, fighissimo sto carcere, peraltro. Ho paura che mi si inquadri il pipino, quindi devo stare attento. Cioè, è umiliante come cosa, eh. Ma penso che sia questa l'idea, sai. Sì, vabbè, ma non è possibile. A parte, è un carcere a tre piani. È grandissimo sto posto. Tranquillo che vado, dove sei? Non sai da cosa parte. Ti troverò. Nudista, ti troverò. Perfetto. Ehi, cosa ho fatto? Assistente? Perché? Si diverte in carcere, io intanto mi vesto. Cioè perché? Harvey? Ha fatto incazzare già gente, assistente? Harley Quinn deve stare qui dentro da qualche parte. Mi ok, io sono alla 49, terzo piano. Sembra tipo la sala della cosa d'albergo. Ma no, mi sono perso la scena dei nudisti. È arrivata tardi, assistente. E non lo sapevo. Mi sono già vestito.
Guarda, le ho tenuto un po' di batacchio da parte, se vuole. Posso fare la cacca in compenso, guardi. Per fare la pipì. No, è intasato il cesso. Oh mio Dio, mi ha dato il cesso che non funziona. Che culo. Grazie, ma era prima il culo. Io sono nella settore B. Ma anch'io, ma sono al terzo piano. Se sale un piano di scale dovrebbe arrivare qua. Let's go. Inside. Ma scusa, io volevo andare a trovare il mio amico. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. No, aspetta, 48. Io cos'ero, la 49? Se sei davanti, se sei a fianco a me. No, credo che siamo io sopra e lei sotto. Dobbiamo vedere bene adesso. Non fa casino la notte, per favore. No, a parte qualche scoreggio ogni tanto. Le fa fastidio chi rutta in maniera tipo orso morente? Sì. Ok. Mi farò subito degli amici. Guarda quanto sono figo io. No, sei tipo mafioso italo-americano, eh. Someone wants to talk to you. Yeah. Oh, I don't know, man. It's over there. Se sei tu ti prendo a sberle. Io sono arrivato qua con un motivo specifico. Diventare il nuovo... No, diventare il tuo migliore amico. Mi sentivo solo nella vita vera. Ho detto, in un carcere non possono dirti di no. Siamo in uno spazio chiuso. C'ho le tattiche della vita. Trova punti di interesse vicini L2. Ah, posso far ginnastica? Aspetta. Guardi, si sente, vai da parte. Vai a roba, eh. Mi lo vedi questi bei muscoletti? È così che ho fatto le mie chiappe. Assistente, mi sta guardando? Sì. Dov'è? Qua? Ma che fa? Sbircia gli uomini? Non ti guardo, è sempre più difficile. Sei ignorante. È sempre più difficile. Non mi piace. Facciamo a gara? A 10 ci arrivo. Ok, basta. Oh, provo fatica nella vita vera. Oh, adesso posso correre in compenso. Aspetta che la vengo a prendere per il culo, eh. Oppure gioco a basket con i miei amici. Amici, giochiamo a basket. Anch'io voglio giocare a basket. Ho giocato a Final Fantasy 8. Per me non è niente tutto questo. 11. Ah, ci hanno rubato la palla. Noi abbiamo rubato la palla. Ho fatto 11. Le guardie ci ha rubato la palla. Chiedete di restituirla. Altri metodi per passare il tempo. Cosa stanno facendo questi qua? Aggiusta le persone. Un chiropratico il suo. Ah, perfetto. A me, io ho tratto 9 persone che mi odiano. Perfetto. Allora, a me non mi hanno fatto passare, assistente. Non riesco ad arrivare nel suo braccio della prigione. Devo andare io. Provi a venire lei, si butti. Sono dall'altra parte degli uomini. Che palle. Assistente, cosa? Assistente, non mi muoio già all'inizio. Ancora! La vedo da qui. I pelati non sono così potenti come vengo dicono. Vengo a dare una mano. E mi picchiano. Appunto, cacchio vuoi? Basta con questa Harley Quinn. Aia. Ah, per vero. Mi vogliono tutti bene. Aia. Ve la prenda bene, assistente. Faccia vedere a quel pugno chi comanda. Dimmi che si qui si può difendere. No, cosa? Che c'entro io? Possiamo lasciare stare? No. Oh, assistente, mi dia una mano. Non lo so. Assistente, non... mi dia una mania. Ok. Guardi. Vabbè. Quel lottatore nato. Aspetti. Ecco, cacchio, contrattacca con triangolo. Colpisci. Oh, ok, quando mi attaccano possiamo contrattaccare. Contrattacchi con triangolo, Non mi dà il comando. Vada. Muoriti. Attacchi, brava. E ricolpisca. Perfetto, aspetti. Colpisci. Aspetta, contrattacca e colpisci. Bello, mi piace. Ok, tutto suo, assistente, mi dia una mano. Ui, buono. Porco cane, è una giornata difficile per tutti. Vada, assistente, faccio vedere quel maledetto. Ma lei si diverte così? Oh! Brava. Ok. Oh. Aia! Ciao, amico! Buongiorno. Aspetti, questo signore lo legniamo per benino. Tuo cugino! Ho tratto Karate Kid. Ok. E voilà! Glielo regalo, assistente! Occhio! Bella schivata, ok? Oh! Molto artistico come combattimento, eh? Ah, dopo 40 minuti... Non ho fatto niente io. È stata l'assistente, giuro. Io passavo di qua per le ciambelle. Scusi, qualcuno dovrebbe andare tipo in infermeria, ma vabbè, dettagli. Beh, in carcere è un buon consiglio, Stay the hell away from me, okay? Assistente. Hai capito? Stammi alla larga. Me ne vado, addio, assistente. Tra i due quello più figo sono io. Ah sì? Io sono quello che c'ha il naso non tutto sfraccellato e tutto sanguinante, lei. Ah, il meraviglioso cibo della mensa. Topi morti serviti con roba scaduta 3 anni fa. Come on, I don't got all day. All right.
Scusami, ci tira uno sgattarrone che a me piace saporito il cibo. Si sente che lei che ha esigenze alimentari un po' specifiche. Tu hai esigenze specifiche, no, non io non mangio carne, lei mangia solo lasagne. Vabbè. Ma poi hai finito di guardarmi? Ho capito cose! Cosa? Questi sono i pronipoti di lasagne e cannoli. Ti odio per quello. Può essere per quello, può essere per quello. Ok, ok, a posto. Mi sembrava tipo una... sono tutte... c'hanno la faccia un po' italo-americana. Ok, devo trovare un posticino a sedere. Ti sposti, amico, ti sposti. Stente, le porto io la papi. Guardi, guardi, le porto io da mangiare. Venga qua, si gira a destra. Sto parlando. Ciao, vuoi essere mio amico? Sto parlando. Ciao. Sto parlando. Notice me, senpai. Sparisci. Usa la forza. Usa la forza, Luke. È vero, anche l'assistente non rompete le balle quando è mangiata affamata. Lo sapevo io. Tu mangi poco. Grande amico. C'è una forchetta, puoi ficcargliela in un occhio se vuoi. Prendi la mia forchetta, guarda, ce l'ha lasciata lì a destra. Spostati. No, ancora non possiamo entrare in contatto. Quanto è bello questo personaggio, sai perché? Perché? Perché mi aiuta a scaricare dopo il lavoro. La rabbia repressa. La rabbia repressa del lavoro. Io mi sono qua a mangiare, anche se ho già mangiato un paninozzo per pranzo. Allora, guarda. Voglio un paio di lasagne, però delle lasagne. Bevi o mangia? Oh, assistente? Oddio. Assistente, c'è il suo amichetto. Occhio, occhio. Cocane. Vengo a dare una mano, ho bisogno di un aiutino. Arrivo. Ecco qua. Sono 50 euro, assiste. Aia! 60 perché ho ricevuto un pugno in faccia. Aspetta. Non sono io. Ha pigliato me per inciso. Le lasagne volano. Vuoi diventare un fornetto? Mi è piaciuta. Vai, legna tutto. Ma perché mi perseguiti tu? No. Aspetta, Masterchef no. Posso prenderlo io cortesemente? Oh, e cos'è? Potrebbe essere un problema. Aspetta, gli tiro il coso. Ok, devo tirargli altre cose. Segui. Aspetta, c'ho i codici da tirargli. Aspetta. Vuoi una padella? Gli scolo la pasta in faccia. Quanto è lunga sta cucina? Sì, è una cucina molto lunga in effetti. Muorici. Dove sono le guardie peraltro? Arriveranno? Ciao amico. Buongiorno. Dove finiamo? Evitiamo di farci coltellare che è già un buon inizio secondo me. Aia. Non prendi aia. Triangolo. Assistente. Ci ha messo ad arrivare sti poliziotti. Sì, ma mi sa che ce l'hanno un po' con lei, Perché? Io sono bellissimo. Aia, questo ci muore male. Sì, probabilmente sì, sparano. Porca boia. Oh, ma è fuori di testa sto tizio. Assistente, che amici strani che c'ha lei però, Sono il sindaco di Buffalo, per quello. Ah, ecco. Il poliziotto è morto comunque. Sì, va, due coltellate amichevoli comunque erano, chiaramente. Nel petto di... Oh, che prigione di boia sono finito io. Non lo so, io lanciavo pento. Cioè, lei, scusa, ha rubato diamanti, io ho truffato la banca e siamo coi peggio criminali perché? Ecco, una bella siringhina. No, non la voglio la siringhina. Sì, si sente adora le siringhe. Non lo voglio. Odio gli occhi, non voglio guardare. Dimmi come finisce la scena. È finita. No, tutto bene. Ma sta contando, non leggo niente. No, qua quando finisce di solito. Ok, ma non ho letto metà del... Ora arriva il clisterino, Non lo voglio. No, sto riparando le cose. Ma io. Non sei tu, è un pochettino... E Pedro, para. Vedi che occhio lungo che ho. Ah, io guardavo i libri dietro, pensavo, magari si vuole fare una cultura. Adesso ti chiederò, perché? Oi. Io rispondo, fatti i cazzi tuoi. Don't mention. No, niente, io passavo di qua. Quel cacciavite là dietro. Sì, probabilmente. Assistente, mi vuole mettere nei guai? Sì. Oh, vedi, è la risposta più giusta. Sei troppo buono, mi aiuterai. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Sì, ma c'è la guardia lì dietro. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Oh no, un brutto presentimento. Sono in pausa. Che schifo, devo far pausa. Sì, forse io posso distrarli in qualche modo. Aspetta, possiamo anche chiacchierare. Io distraggo l'infermiera, ok. Chiama l'infermiera, aspetti.
Temporizziamo bene il tutto, non faccio boiate, assistente. Ok, ecco l'infermiera che arriva. Lei esca quando l'infermiera le dà le spalle. Pronta? E... Vada, senza che non si faccia notare. Ok. Posso avere dell'acqua, scusi? C'ho un problema alla gola. Dico cazzate tutto il giorno, mi si secca. Cazzo, c'è il poliziotto. Io sto ancora distraendo l'infermiera, eh. Prova a passargli qua dietro quando ti va alle spalle, ok? Posso parlarci un attimino? Perfetto. È ancora distratta, occhio, eh. Puoi passare in teoria perché ci sono le tendine basse, se stai basso. Non rischiare troppo, vai. Ci parlo ancora. Passati, deficiente. Oddio. Ok. Sto guardando la tua schermata, anche la mia. Se suono, che succede? Ops, ho fatto cadere il bicchiere. Merda, mi manda. Ok. Ok. Io sono a posto, sono abbastanza nascosto, ma c'è una guardia proprio davanti a me. Ho fatto cadere il bicchiere, chiedo scusa. Io l'ho distratto bussa, tantissimo. Bussa. Aspetta, vai. Scusi, ho bruciato col caffè? Ci sono. Posto? Ci sono. Ok, io non posso fare di più. Questa era abbassata, lui ha tirato le spalle. Ruba. Guarda, dalla mia parte non ti vedono, Ok. Sono stato bravissimo. Perfetto. Ora devo solo tornare indietro. Come glielo distraggo? Come la distraggo? Io posso continuare a parlare all'infermiera, però l'infermiera adesso tornerà indietro. Dammi un secondo. Vai tranquillo, il poliziotto sta svegliando. Ho male o sto morendo di fame? Ho un po' di dolore, vediamo un po'. Devi togliermelo dalla finestra. Un attimo, non riesco a localizzarlo. Ho un brutto mal di testa. Sicuramente andrà a prendere dei farmaci. Dammi un secondo, eh. Sì. E che devo controllare anche il meccanico lì, il coso. Torno a letto. Ok, io torno a letto, ma fatemi tornare a letto. Sono nel panico, l'ansia. Aspetti. Scusa. Occhio, potrebbe arrivare dalla tua parte, fai attenzione. Vada, ancora distratta. Perfetto. Mi sono caccato per un secondo io. Ok. Ti vedo io, mob, dettagli. Okay. È ancora lì? È ancora distratta. Entra veloce. Vai sul letto. Veloce. Ok, sdraiati. A posto. Mi sono un po' cacato, ammetto. I comandi di schifo sto gioco. Davvero? Sì. Ma non so, io sto qua tranquillo sul lettuccio. Ho dovuto buttare giù un bicchiere e chiacchierare con l'infermiera. Oh, senta, il piano era suo, non si lamenti, eh. Aia. E alle 11 ci palpeggiano abitualmente, eh. Magari non così evidente davanti a tutti. Che fa? Hey, what are you up to? Stavo dando aria al polso. Quindi l'arma l'abbiamo posizionata lì quando in un futuro ci potrebbe servire. Dove l'hai posizionata? Vediamo un po'. Giusto. Non è male. Cioè, se non ti sporgi dalla finestra non dovrebbero vederla. Sei già che pianifichiamo fughe, cioè neanche conosciuti e neanche mi ricordo più il tuo nome, onestamente. Come ti chiami? Neanche nella vita vera, cioè figuri, io la chiamo. Ehi, tu cosa? Stai facendo? Cosa sto facendo? Sto disegnando! Oh, che carina. Disegna da schifo, ma vabbè, dettagli. Ti odio. What's your plan? Excuse me? Vabbè, assistente, I don't know what you're talking about. No, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Che stronzo che sono. Ti tocca, Dave, ti tocca. Sono Bill Clinton. Una cosa, ma dove? Look, I appreciate what you did back there, but you need to back. Col cavolo, ho dovuto rompere un bicchiere, io non rompo bicchieri per tutti, eh. I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Io farmi 14 anni. Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Uh-huh. Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Tu cerchi ironie comunque. Sì, beh, no, devo andarmene di qua. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Potrebbero mandare qualcun altro in effetti a farle il culo, assistente. Oddio. Aia. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Ma dimmelo prima, no? Sono più alto di te. Beh, vabbè. Shit about me, man? Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. Il mio gattino. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together, and you know that. Ti rispetterò quando cambierai camicia.
Ma ho ancora la camicia culo. Vabbè, non ho più quella con i fiorellini. No, la camicia del carcere. Tu hai la camicia del carcere, io no. Ah, vero? Mi spatte fega. Ma no, ma devi vestirsi per bene, assistente. Ci sono le divise. Sono un ribellino. Cioè, io sono qua da un giorno già che pianifico fughe. Sì, 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 tu subito. Perché mi sono dimenticato che in realtà c'ho i tatuaggi per uscire dal carcere. Ma sono scemo. Andare al cesso o non andare al cesso? La fagiolata era pesante, in effetti, eh. Se sei a fianco, giuro su Dio, butto giù il muro in qualche modo. No, no, dovrei essere sopra, credo. Siamo a fianco, veramente? Chi per è? Sono... Servizio in camera, buongiorno. È a fianco a me. Si goda tutte le mie scoregge stanotte, e i rutti. Ma non sono io la mente, scusi. E lei il braccio? Capito? Oh! Mi piace sto personaggio, aiuta a sfogarsi. Due anni dopo, ah sì, il piano, ecco cosa che devo pensare. Intanto io ero morto di vecchiaia dentro il coso, dentro la cella. Prison Break, ok, va bene. No, ho letto male il titolo. Più o meno, più o meno. Way Out si traduce in italiano con Prison Break, sempre in inglese, eh. Break... Brioche. No, fai un break, spezza con KitKat. Ah, ok, va bene. Mi spezzo un braccio con no, un KitKat. No, ce li ho in frigo. Ah, è vero, fermo, devo fermo. KitKat. Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? Ah, salta in avanti dentro nel tempo. We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Tante volte. Twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. It did help out. A little bit. Benson, a little bit. La riconoscenza dell'assistente è qualcosa di incredibile. Io che l'ho comprato anche i KitKat, si vergogni. Dove non ce l'ho qui, dov'è il mio KitKat? Dopo, adesso abbiamo più o meno 8 ore di registrazione. Ciao. Ma come no, resti qua, resti qua. Faccio io l'audio. Ah sì, aggiunge effetti sonori e mi semplifica il montaggio video, grazie. Che gentile. Lui muore. Ma no papà, non prendiamo i cliché. Lui muore, è già morto uno. In effetti è vero. Era una cosa di gomme da masticare in realtà. Sì, eh. Sì, sì, io spaccio gomme da masticare. Vuoi una gomma? Mi è arrivata una partita di Big Bubble. Quelle super gomme. Hey, Fred. What's up? All good. What do you want? Ah, stanno lavorando sul tetto. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. Sure, we can figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. No, il più piace che il tizio non sospetta minimamente. Cioè fanno arrivare nuove genti su un nuovo lavoro e non sospetti stiamo per far porcate. Però il vantaggio dei carceri americani è che hanno i lavori, tra virgolette, forzati. Ok. Cosa posso fare? Io posso parlare con le varie genti. Io parlo con sto tizio qua. Buongiorno signore, che fa di bello? Le cammino sopra il lavoro che sto facendo. Io ti guardo. Rompi? Posso romperlo? Sì, lavora intanto, lavora. Come fai a non impazzire? Dobbiamo fare tutto il tetto. Guarda quanto schifo. Vada, vada, spalmi lo schifo. Spalmo lo schifo. Ah, stanno mettendo il catrame in modo tale da creare, da isolarlo, credo, Lo rompo? No, non rompa ancora, non rompa le balle. Io parlo con il nostro amico Fred. Non mi ascolta. Ok. Aspetta, il titolo ci procura le cose. Un giradischi o una via d'uscita? Un giradischi, sì, che ogni tanto un po' di musica. No. Cioè, non è che vuole essere cattivo, ma solo sotto sole col catrame. Lavori, lavori, assistente, sto parlando con il mio amico Fred. Quindi io devo recuperare un giradischi, non si sa perché. Buono. Ora posso rompere. Rompa, rompa, aspetti che arrivo anch'io. Facciamo una guerra? Ma ero venuto a dare una mano anch'io, vabbè. Spalmiamo un po' di catrame. Ah. Ah, gran tatticone, assistente. Grazie signore, vado subito signore.
Aspetta, aspetta. Il palo? No, non l'avevo considerato. Cosa? Penso io, ci penso io. Bastardo. Ti impalo vivo. Vedi i tuoi amici, guarda, torno a lavorare. Visto che mi hai insultato prima, io sono qua che lavoro. Voglio guadagnarmi onestamente lo stipendio. Mi sono sporcato di nuovo. Dammi una mano invece di star qua a fare. Ti odio, sappilo. Parapapà, che bello. Spalmare l'asfalto catramoso. Si sente? Ho trovato cose qua dietro. Arrivo. Ah, è un modo per salire, però c'è una guardia. Guardavo la la stagionatura di questo legno. Ci penso io. Signora guardia, mi si è rotto tutto qua. Prova a parlarci, magari salgo io, parlaci tu. Scusi guardia, mi si è rotto lo scalpello. Aspetta, vai. Stay here. Ah no, ok, solo per farti. Posso farti la scaletta? Io posso farti la scaletta? Ok. Vieni veloce, veloce. Dammi un attimo che finisce la crashing. Veloce? Cioè, ma non dovevi salire tu e io aspettare. Vada su e non rompa le scatole. Vedi che avevo ragione io? Ogni tanto ascoltami. Ma porco cane, preferivo fosse lei a fare le cose. Le tue scarpine schifose di catrame qui. Oh, mi sta guardando? No, non posso girare la visuale. Ok, intanto mi muovo. Qui è quello scalpello. Trovato. Bravo, amico. Ok. Adesso cerco di distrarre. Arrivo, dico. Adesso torno giù, Ma è lì sotto? Sì, aspetta, ancora lì il pulizzo. Arrivo, aspetta, intanto scendo. Fuck. Oh, non ci mette i piedi sopra, assistente. Aspetta, fermo. Aspetti, potrei passare in teoria da sopra. Se me la distrai, passo da sopra. Quale? Questa qua? Arrivo. Sì, quella lì. Scusi, signora, non so cosa devo fare, quindi io chiedo a lei. Ok, non sta guardando. Veloce. Perfetto. E sono arrivato di qua. Ottimo. Posso entrare da qua? Che sto facendo io? Non lo so. Ho aperto una finestra. Bravissimo. Ok, forse posso passare da un altro lato. Oh, porta lo scalpello a Fred. Dove sono finito? Sono di nuovo dentro il carcere io. Aspetta, non mi dire che ti posso aprire la porta dall'interno? Si sente, venga? Non so dove. No, è chiusa. Arrivo io. Eccomi. Vai, vado, spacca la cosa. Ok, e ora dovrei poter uscire. Come non fosse successo nulla. Ok. Ah, perché l'altra guardia stava guardando. Adesso l'ho visto. Non avrei mai potuto tornare giù dall'altra parte. Ok. Ciao Fred, vuoi uno scalpello? Gli ho chiesto di farmi una statua in bronzo. Anzi, in marmo, scusi. In marmo. E ora ci tocca lavorare, però. Senta. Col catrame. Mi pulisco anche le scarpe. Ah, ormai ho calpestato anch'io. No, ho visto, c'è una talpata di catrame in faccia. Ma sta bene con la... Vuoi un libro? Vuoi leggere Harry Potter, signore? Sono analfabeta. Il signore dei troni? Vogliono tutti, sa? Di solito. Ma lo scrittore no, purtroppo. Hey Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. L'elenco telefonico. La lettura è interessante, assistente. Sì, è il trono di fuoco. Ah, perché vengono perquisiti ogni volta loro. Sono pirli. E il tizio che cosa i libri invece no. Come faccio a passartelo? Te lo lancio dalla finestra? Che finestra? Non abbiamo finestre. Fai la guardia e tu lei deve scappare. Io guardo. Guardo come? Abbiamo una guardia in arrivo da un lato. Dall'altra è ferma invece. Hai ancora un attimo? 5, 4, 3, 2, 1. Salve, come va la vita? Assistente, torni indietro, sì. Il cesso. Salve. Ha un libro e domani è giorno di visite. Chiedo delle visite, tanto. No. You sure? Yeah, go to sleep. Grazie, è stato un piacere conoscerla. Occhio che passo davanti a casa, c'è la tua, Ok. Controllo. Qua, dall'altra parte? Aspetta. Attento, adesso passo una guardia e passo anche quell'altra, Dall'altra parte? Sembra tutto a posto. Ah, posso anche zoomare. Guardami quella là. Quella là. È ancora tranquillo laggiù che si fa i cavoli suoi.
Okay. Ok, c'è ancora tempo ma sto arrivando. Direi okay. 10 secondi al massimo. Annullo per sicurezza. Ok. Ho fatto un gran pezzo di colpo. Aspetti, io faccio finta di... Posso far finta di stare a letto? No, non posso far finta di stare a letto. Ok, come va là dietro il lavoro? Più o meno. Buono. Cavolo, io mi ci vorrà tanto. Controlla. Ok. Sembra tutto tranquillo per adesso. Devi rimuovere tutto il cemento? Ok, io non devo fare niente praticamente. Per fortuna che Final Fantasy mi ha addestrato questo. Com'è andata la sua giornata? Ma è stanchissimo! Ah, prema, che si fa ginnastica. Ok, sta arrivando la mia. Ok, arrivo. No. Sta arrivando la mia. No, fa casino, devo fermarmi prima. Ok. Devo bere! Beva nella vita vera intanto, io sono qua. Oh, sto tizio si ferma sempre da me. Che vuoi? In teoria ce la dovresti fare sto turno, perché credo che la tua non si muova proprio. Ma sei quasi alla fine praticamente. Insomma, ti raccontavo, l'altro giorno ero stato di successo, no? Stavo facendo la cacca. Guarda la tua. E mi è arrivato un messaggio su WhatsApp. Poi mi sono ricordato che ero in camera da letto, quindi dove stavo facendo la cacca? Ok, ce l'ho fatta. Ok, posto? Sì. Ah, io devo fare la stessa cosa? Ok, controlliamo prima, la mia non arriva. Arriva la mia. Arriva la tua, e evitiamo di farci pigliare, che di... Se no la limetta per le unghie potrebbe essere un attimino evidente. Che peraltro è uno scalpello. Che vuoi da me? Metti lo scalpello nelle mutande e digli che sei contento di vederlo. Ciao. Questa... Ok, se ne sta andando. Aspetta. Controllami l'altro lato. Ok, non mi sembra. Facciamo. Passa Citroen. Ok. Ok. Ora devo farlo io. Ma mi prendi in giro, mi controlli, assistente? Posso? Vai. Ok. Vedete, devo sempre premere quadrato? No. Segui le istruzioni. Mantieni R2, ok. Madonna, mi sto cacando già. Mi sto già cacando. Allora, aspetta. Lascia stare. Nulla. Ok. Adesso ho visto, devo svitare delle viti. Perché non stavo seguendo la sua schermata. Mio Dio, l'ansia. Come sto arrivando? Mi rischio comunque. Aspetta, veloce. No, con quest'altro tasto. Che faticaccia. Ok, veloce. Sono velocissimo io a farse cose. Sono lo youtuber più veloce del Veneto. Oh, ma Madelon Gamer, abiti in Veneto? Sì, l'abbiamo detto tipo 80.000 volte, ma vabbè, dettagli. Posso andare ancora? Ancora uno. Ok. Aspetta, mantieni R2. Buono. Basta, via. Sto spostando la coda. Nulla. Per sicurezza, perché fai casino. Sì, ho notato. Se qualcuno domanda, c'ho la cacca pesante. Scemo. Posso andare? Vai, usciamo da dove via. Mi sa che è sotto che a me la parte del quadrato compulsivo. Divertiti. Ah, ma io sono bravino in queste cose, Arrivare, non so. Madonna, sto già soffrendo tantissimo. È più difficile del previsto. Ma poteva essere a due tasti, che con due tasti è più facile da fare. La posso fare tutto in un turno. Mi tenga. No, arriva dal mio lato, controlla dal mio lato. Arrivo, via. Nulla. Coccane, lo sapevo. Rischiosissima. Guarda quanto. Me la sentivo che arrivava dal mio lato, lei controllava solo il suo. Sta andando. Ok, io mi arrivo. Così fatta. Mi manca l'ultimo. Guardi, ero molto più avanti di lei, quindi ci tengo a farlo notare agli iscritti. The Long Gamer riesce a premere quadrato molto più rapidamente. Ti prendo a sbarre? Fa piano. Hai il cesso rosso adesso, sei felice? Sentirei domani mattina quanto saremmo tutti felici. I'm done. All right. Let's wait until the lights go up. Ok. Devo uscire dal cesso? Praticamente. Che pezzo. Sei proprio uno stronzo ogni tanto. Anche tu. Non è vero? Io sono un po' una diarrea. Ok. Con questi rumori simpatici. È il momento giusto per diventare Batman. Ready? Yeah. Oddio, dobbiamo fuggire adesso? Sì, ma è il peggior piano di fuga della vita. Aspetta. No, andiamo, io mi arrischio, fate sega. Dio assistente, è un piacere conoscerla. Ci passo, meno male che non sono ingrassato. Ok, si sente, arriva? Arrivo, dammi 2 secondi. Ok, non abbiamo neanche messo il pupazzetto finto. Posso prima io, veloce, si levi. Tu togli la scatola, arrivo. Odora di cacca, assistente, non vorrei dire però. Ah no, sono io, come non detto, vada, veloce. Ma stai zitto, dammi un attimo. Siete ingrassata, vedo un po' il culo più grosso. Ti prendo sberle. Ma come, no. Veloce, podola. Aspetta, scale. Ok, salire scale, troverai Gesù. Era vecchia cosa, non c'è. Mi sento vecchio. Sarai vecchio. Era quella, io prendo l'ascensore e non mi freghi più. Non sarà. Ma le cose che sapevano da bambini. Può correre, assistente, non è che ci offendiamo. Sì, ma sto cercando di capire dove sono. No. Qua, tubo. Arrivo. Aspetti. Non so se ha tempo. Mi servi. Aspetti. Non si preoccupi, venga, poi le do un abbraccio. Uno, due. Serve per buttarci la porta. Buona idea. Mettiti giù. La ventola, c'è una ventola da questo lato.
Qui a destra. Sì, ma la pacca che tira è un motore meccanico, non è lo stesso. Spacca tutto. Ok, vado io. Aspetta, vado io. Tenga fermo che mi trancia. Ok, in realtà sono passato molto più lentamente. Vediamo se c'è un modo per spegnerla. Mi può passare il coso in qualche modo? No. Vedo se c'è qualcosa dalla mia parte, porti pazienza. Ho trovato dei fusibili. Ah, posso anche staccare la presa così, volgarmente proprio. Io aspetterei ancora 10 secondi, Posso fargli ripartire all'improvviso? No, peccato. Una bella poltiglia di assistente. Ok, si gittate. Le inquadrano sempre il culo, però, voglio dire. Avrà un bel culo, dove che ti... Ok, venga qua. Tira la leva, yeah. Ma è sempre muto, Ah, scusa. Cos'è? È la porta dell'ascensore. Oh! Beh, questo no, non è un ascensore, questo è un condotto della reazione. Aspetta, aiutami. Le ho già detto che soffro con le problemi con l'altezza? Sì, lo so, quando ti ho portato sulle montagne rosse. Ah, è vero, sì. Cos'è? C'è un passaggio lì sotto, in effetti. Nessuno sa cosa mai. Mi sa che ci serve qualcos'altro per poter scendere. Serve una lavanderia, serve. Commento con la lavanderia, 100 euro. Sì, lo sapevo. Quindi non possiamo fuggire subito. Ok. Come nella lavanderia? Ok. Ok, quindi lei è l'assistente che deve entrare con i panni sporchi dentro uno di quelli. E come fai a nasconderti? Sotto devi stare tanto fermo, direi. Sì. Mentre c'hai le mutande tutte sporche di Laden. E si conclude qui la prima parte di A Way Out. Io e l'assistente ci siamo presi bene in sto gioco. Preparatevi perché nel prossimo ci sarà una fuga veramente rocambolesca che ci ha tenuti col fiato sospeso fino alla fine. Sto gioco è fantastico, ribadisco, so che l'avete visto da altri youtuber, ma spero che lo seguirete con noi fino alla fine. Non è lunghissimo, sarà 5, forse massimo 6 ore. Buono, allora perché questo primo episodio è tutto. Non spoilerate nei commenti perché sennò vi blocco. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete, crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.